Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del giardino dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. È a questo indirizzo che vedete in sovraimpressione. Inviate quotidianamente le vostre storie, i vostri racconti, come Maria Teresa, che ci presenta una storia veramente intrisa di speranza, di fede. Maria Teresa Esposito, che ci introduce alla sua storia dicendo: vengo da una famiglia fervente cattolica, soprattutto per quanto riguarda mio padre, molto credente. Ricorda con affetto suo zio, che era tanto devoto a Padre Pio, che aveva una pergamena in velluto e una collana con una medaglietta di Padre Pio appesa proprio in camera sua, e lei ci dice: questa collana ora la custodisco gelosamente io. Padre Pio è sempre stata una figura conosciuta per Maria Teresa, ma la sua vera rivelazione arriva proprio tra marzo e aprile del 2019. Stavo affrontando un brutto periodo sentimentale e fisico, quindi, ma soprattutto anche mentale, ricorda. Il suo attuale marito all'epoca era fidanzato con un'altra donna, a gennaio aveva perso suo nonno. In questo momento di confusione generale, un momento di dolore, accade qualcosa però di straordinario. Sabato mattina suo papà, nonostante fosse stanco e dubbioso, decide di andare dal suo amico, ovvero da Padre Pio, a Pietrelcina. Torna con dei pensierini, tra cui un rosario, un'immaginetta di Padre Pio. Maria Teresa ricorda chiaramente quel momento. Ero a letto, con una forte e brutta influenza. Ricordo quell'attimo in cui me li consegnò. Ed io, che mai avevo avuto l'abitudine di dire il rosario, iniziai proprio a recitarlo in quel momento, per giorni e giorni, e ancora oggi lo recito. Inizia così a recitare il Santo Rosario ogni sera, trovando conforto e speranza. Da lì ebbe inizio la mia rinascita, racconta Maria Teresa, in primis spirituale. Lo dice con convinzione. Dio mi ha scelta in quel momento con Maria e Gesù, e San Padre Pio è stato il mio salvatore, l'amico di Dio, a cui egli ha donato il compito di venire a salvarmi.